Ciao, in questo video andiamo ad imparare il time 4 in stile Tower of Power, in particolare il bassista Francis Rocco Prestia e la sua tecnica nelle 5 variazioni contenute nel mio metodo interattivo ebook Timing per Bassisti 2 sulle band. Allora, innanzitutto bisogna vedere come suona, anzi, Prestia, con queste note stoppate. Quindi la sua tecnica, dove si riesce, poi chiaramente usa anche altre dita, però di base, ogni nota che suona viene, stoppata con le altre dita. Quindi lo vedrete molto spesso muovere la mano veloce perché lui suona con un dito. Io ad esempio l'ho sviluppata con l'indice, lui la fa più col medio e stoppando con l'anulare e mignolo. A me viene più comodo e più facile farlo con l'indice. Quindi se devo suonare un sol, anziché farlo suonare così, vado ad appoggiare leggermente il medio e l'anulare sulla stessa corda, stoppando un pochettino la nota. Quindi il primo giro noi abbiamo Sol e poi cadiamo sul Sol basso. Quindi non andrò a diteggiarlo con un 4 o un 3, così, ma vado a suonarlo con il dito 1, quindi tutte le note, Sol, Ghost Note sulla corda di La e Sol grave, tasto 3, corda di Mi. Poi devo risalire. Si bemolle, Si naturale, Do. Anche qua non vado a diteggiarlo come farei normalmente così, ma vado a suonarle tutte stoppate usando come base l'indice e le altre dita che vanno a stopparmi le note. Quindi ho Si bemolle, Si naturale, Do. Questo Do qua è un ottavo, quindi Do, Do, Si, Fa diesis come note, quindi tasto 3, corda di La, tasto 5, corda di La, tasto 3, tasto 5, scusa, corda di Sol, tasto 3, corda di Sol, Si bemolle, poi ho Fa, tasto 3, corda di Re, Fa diesis, tasto 4, e poi riparte il mio giro. L'intenzione deve essere questa. Chiaramente io potrei anche suonarlo. Però l'intenzione, quella dei Tower of Power, di Prestia, è proprio quella di stoppare ogni nota. Poi chiaramente tu puoi suonarlo col tuo stile o come preferisci che suoni. Andiamo alla prima variazione, quindi secondo groove, uguale all'inizio, Sol, Sol basso, Si bemolle, Si naturale, Do, Do acuto, Si bemolle. Qua mettiamo una terzina. La terzina viene fatta Fa, Fa, Fa diesis e poi andiamo sul Sol che è l'inizio del giro. In parti particolarmente veloci, come nelle terzine, qua volendo posso appunto diteggiarlo comunque con dita diverse perché abbiamo delle note comunque molto, molto più veloci. Quindi lì vedi tu tecnicamente come ti riesce meglio. Terza variazione, parte uguale all'inizio, Sol, Sol, Si bemolle, Si naturale, Do, e qua abbiamo tutte terzine. Si bemolle, Fa, Fa, Fa diesis e poi ritorniamo sul Sol. Quarta variazione, ancora più difficile, la prima parte è sempre uguale. Allora, in questo punto chiaramente non posso prendere tutto con l'indice perché ho delle terzine con salti di corda, quindi ho Do acuto, Do basso, tasto 5, corda di Sol, tasto 5, sì. Corda di Sol, tasto 3, corda di La, tasto
e poi Si bemolle, ho di nuovo un salto e vado al Si bemolle in corda di Sol tasto 3, Do, Do basso, Si bemolle, Sol, Ghost, Ghost, e poi Fa diesis come nella versione precedente. Do. Attenzione, questa in velocità non è particolarmente facile. Ultima variazione, quindi partiamo sempre uguale, arrivati al Do, in questo caso abbiamo dei salti di ottava spostati sul Mi. In questo caso non vado a prendere questo Mi qua perché mi manca l'ottava, quindi devo spostare la mia mano. Ok, ho Mi, Mi, e vado a prendere il tasto 7 e il tasto 9 rispettivamente delle corde La e Sol, e le prendo in questo, in questo modo: Mi, 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 Mi. In pratica tre volte l'ottava, queste sono terzine però. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Poi alla fine ho sempre questo Fa, Fa, Fa diesis che va poi al Sol all'inizio battuta, però in questo caso avendo la mano qua mi sarebbe molto difficile tornare su questo Fa, Fa, Fa diesis, Sol, e quindi vado a spostarlo qua in modo che però il primo Sol non sarà questo anche qua, ma sarà preso qua. Però avendo poi la ghost note per passare a Sol basso, ho il tempo per andare giù. Ok? Bene, queste erano le 5 variazioni in stile Tower of Power.